Una poltrona per due con il Teramo ultra favorito. Se i biancorossi vinceranno a Savona, la promozione è matematica. In caso di pareggio e di contemporanea vittoria dell'Ascoli sull'Ancona, le due squadre arriverebbero allo scontro diretto al Bonolis con i padroni di casa avanti di due punti. E allora sì che se ne vedranno delle belle. La Reggiana, che sabato sarà di scena al Porta Elisa, è leggermente favorita sulla SPAL per il terzo posto e dunque per giocarsi i playoff. I Granata hanno vinto una gara pazzesca con il San Marino, capace in 10 contro 11 di andare avanti 2-0. Ma nel finale la squadra di Colombo riemerge dall'abisso. L'1-2 lo segna Ricci, poi Angiulli pareggia con una bomba da fuori area all'89esimo. Al quinto dei 5 minuti di recupero, per il più stupido dei falli in area, vittoria in rimonta anche per la SPAL, che inguaia ulteriormente la Carrarese. Il gol partita in questo straordinario finale per la squadra estense lo segna Gianni al 93esimo. Anche in questo caso il calendario si è divertito e nell'ultima giornata Reggiana e SPAL si troveranno di fronte al Mapei Stadium. Per la salvezza è autentica bagarre. Il Grosseto ottiene 3 punti d'oro nello scontro diretto con il Prato. Il gol partita su rigore porta la firma del solito Torromino. Vince anche la Pistoiese in un match sulle montagne russe. Gubbio per due volte in vantaggio. Arancioni, Maidomi, che stavolta non mollano di un centimetro e rimettono le cose a posto con la doppietta di Mungo. Il 3-2 finale lo segna il centravanti Anastasi. Il Sant'Arcangelo si complica la vita con la sconfitta di misura subita in casa dalla SPAL, mentre il Forlì pareggia al Morgagni per 1-1 contro il Savona, che resta a quota 37 punti. Un risultato che a questo punto della stagione serve poco ad entrambe le squadre. Il Pro Piacenza, che senza la penalizzazione, è bene ricordarlo, avrebbe 41 punti, fa un bel passo avanti per evitare l'ultimo posto, mentre il San Marino, con il suicidio di Reggio Emilia, è a un passo dalla retrocessione diretta nei dilettanti.